Allora, buonasera a tutti, siamo in collegamento telefonico con Fausto Mazzetti, ormai lo conoscete, autore di un libro sul mostro di Firenze, ora poi ce ne parlerà lui e come sempre abbiamo cercato di fargli le domande più scomode possibili. Allora, vediamo se Fausto risponderà a tutte le domande. Allora, innanzitutto buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, dipende da che ora ascoltate la trasmissione. Ciao Fausto, ci sei? Sì, ciao, buonasera, buongiorno a tutti quanti. Bene, allora Fausto, nelle ultime interviste che ho fatto, tu sai bene che io ho intervistato anche Davide Cannella, che è stato a Saragozza. Lo sapevi questo? Sì, l'avevo sentito dire, sì, comunque è una cosa molto interessante. È una cosa interessante perché si dice che Salvatore Vinci sia comunque infilato a tanti anni a Saragozza. Allora io voglio sapere, secondo te, che fine ha fatto? Ora, non voglio dire che lavoro fai perché non si può dire, no? Diciamo che fai lo scrittore, però so che comunque ti occupi anche di altre cose abbastanza importanti. Allora, secondo te che fine ha fatto Salvatore Vinci? È realmente a Saragozza, come dicono? Tempi delle mie ricerche, Sì. comunque anche tutto quello che le informazioni che circolavano negli ambienti delle persone che si interessavano a questa vicenda, fuori sempre dall'inchiesta ufficiale, si era parlato di un suo trasferimento in Spagna e anche o addirittura in Sud America, credo, se non ricordo male, nella zona del Venezuela, ma riscontri precisi di queste cose personalmente non ne ho mai avuto notizia, Diciamo ecco. alla certezza assoluta, no, perché ti voglio dire, tra l'altro Davide lo dice chiaramente che lui è andato praticamente a Saragozza per vacanza, per lavoro, e poi vabbè, ha, diciamo, tra virgolette, indagato, visto che è un investigatore privato, ha indagato su questa vicenda. E lui praticamente ha trovato tre Salvatore Vinci, uno più giovane di un anno di quello, diciamo, che viene cercato. Permettiamo una cosa, Salvatore Vinci, lui, il sardo, adesso non è ricercato assolutamente da nessuno, e non ha nessuna pendenza a suo carico, Sì, giusto? Quindi non, certamente. è un uomo liberissimo, può fare come vuole, la gente lo cerca semplicemente per curiosità, per sapere che fine ha fatto, ecco, e tendiamo a dire questo. E tu a lui Davide è andato e ha trovato praticamente un ragazzo di 27 anni, che sicuramente non è lui, ha trovato praticamente un altro che è un ragazzo, se non sbaglio, di colore, quindi non è nemmeno l'altro, e ne ha trovato uno che è più giovane o più vecchio, non ricordo bene, di un anno. E questo Quindi par del 36 sarebbe. esatto, perché se non sbaglio Salvatore Vinci è del 35, giusto? Esatto, mi risulterebbe così, sì. Esatto, e lui ha trovato questo Salvatore Vinci che non sta proprio a Saragozza, ma diciamo nei dintorni, vabbè, comunque in Spagna. Non si è potuto comunque informare per vedere se realmente è questa persona o meno, però ancora dati certi non ce ne sono. Siccome io so che io il tuo libro l'ho letto e anche più di una volta, come pensai, perché lo ritengo un libro molto interessante. E ci sono vari spunti nei quali secondo te si può dire, no? Tanto non credo ci sia nulla di male, insomma, le teorie e le tesi, poi sai, ognuno può pensare quello che vuole, siamo in Italia, almeno ci dicono che siamo in democrazia e ce lo vogliono far credere e crediamolo anche noi. Quindi, Ma certamente, sì, no, l'orientamento del libro si capisce benissimo era di riprendere quella che era la pista iniziale, cioè quella sarda, e quindi si rimane nella cerchia sì, diciamo di quelle che si sono da. trasferite nella zona lì di Firenze, nella periferia, le frazioni Sì. da dove è iniziato il primo delitto praticamente. Allora, quindi secondo te il primo delitto è comunque un delitto di passionale, giusto? Per quanto riguarda, diciamo, quell'ambiente, l'ambiente dei sardi, giusto? Ho capito bene? Anche dagli elementi che sono venuti fuori dall'inchiesta, quella ufficiale, sicuramente la natura è quella. Allora, no, io ci tengo sempre a ribadire queste cose perché sennò non voglio essere, come dire, frainteso, no? Diciamo, la giustizia e, diciamo, le sentenze vanno rispettate. Io non la condivido il fatto che sia stato comunque, scusa, un po' di tosse, non condivido il fatto che sia stato, diciamo, condannato Stefano Mele a 13 anni, lo rispetto perché i giudici l'hanno rispettato, però non lo condivido. Sta di fatto che anche secondo me, sotto certi aspetti da lì non ci si muove. Perché rimane sempre il discorso, ma è chiarito, nell'inchiesta ufficiale viene separato il delitto di vicina da tutti i successivi. E
e quindi non c'è mai stato un chiarimento su come è avvenuto il passaggio della pistola. Certo, infatti, ma molti, allora io sai, frequentando, come ben sai, anche te, che presumo, forum, siti, internet, ora se ne trova quante ne vuoi sul mostro di Firenze, dalle teorie più diciamo concrete a quelle più disparate. Io credo che questa sia, a parer mio, il fatto che comunque la pistola sia rimasta lì e da lì in poi la mano sia sempre stata la stessa, secondo me è quella poi più concreta. Poi andiamo, come sanno un po' tutti, sulle cose più fantasiose: il maniaco stava guardando dietro un cespuglio, stava facendo le cosacce, ecco, per non dire le parolacce, a un certo punto loro buttano la pistola con le cartucce annesse, e questo le passa di là, le raccatte e poi continua da 74 in poi a fare gli omicidi. Non credo sia possibile, anche perché te mi insegni che se io sono un delinquente e ammazzo qualcuno, poi non cedo la pistola a terzi per commettere tipo una rapina o altri reati, perché dovessero beccarlo, poi ci sta anche che becchino anche me se questo parla, giusto? Beh, certamente. Il discorso, diciamo così, tutto il ragionamento centrale è su quel primo delitto. Sì. Non a caso, quando è venuto fuori poi l'inchiesta sui famosi compagni di merenda, sì, in realtà anche a livello di contatti e frequentazioni non mi risulta che ci siano mai stati documentati contatti tra Fabiani e gli altri con nessun elemento dei sarti di cui parliamo, tutta la cerchia del primo delitto. Certo. Quindi anche l'ipotetico passaggio dell'arma, certamente se non trovata, ma anche qui ci vuole della fantasia per parlare di questo, diventa un po' difficile, insomma, anche perché elementi concreti da questo punto di vista non mi risultano che siano mai venuti fuori. No, anche perché io ti ripeto, il mio sono poi delle ricerche a livello personale. Ho visto che alcuni dicevano che Pacciani avrebbe a suo tempo, quando era nel carcere Solicciano, conosciuto Francesco Vinci, che loro si conoscevano. Ora però c'è da dire anche una cosa: credo sia normale che due detenuti possano fare amicizia dentro un carcere, a prescindere poi che abbiano commesso un delitto insieme o meno, no? Nel senso, sono lì, Pacciani faceva l'orto, magari lui passava, due chiacchiere. Ora, il fatto... questi dettagli vengono fuori da altri soggetti che erano anch'essi detenuti in quel periodo, ma anche qui da qualche parte credo si sia parlato anche di speculazione, perché si parlava soprattutto di un soggetto che aveva tutto da guadagnare in caso di avesse fornito notizie utili agli inquirenti proprio. Sì. Su questo argomento, che faceva molto presa non solo agli inquirenti ma anche nell'opinione pubblica, quindi certo, poteva anche ottenere qualche beneficio. Stiamo parlando del pentito napoletano? Sì, esattamente quel personaggio lì, sul quale insomma rimane anche lui avvolto un pochettino dal un alone di folklore, insomma, in qualche modo. Perché comunque, cioè, alla fine, cioè, i fatti non sono stati proprio conclamati al 100%, cioè si dice... Ma credo non ci sia nessun elemento per dire che ha ascoltato certi discorsi, mi pare si parlava anche di questo. Sì, sì, sì. Di alcune conversazioni che sono venute tra Pacciani e Vinci, eccetera, ma nessuno degli interessati comunque poi ha mai confermato questa cosa o smentito. No, ma infatti... Dal punto di vista proprio di quello che è il dato di fatto, non ce l'abbiamo. Vabbè, comunque te rimani sempre, io ti ripeto, ho letto il libro e ripeto, sia forse, ma non te lo dico perché te l'ho sempre detto, no? A livello di ricerche, a livello di idee, a livello di tesi, credo che comunque sia una delle più belle, delle più corrette che si sia potuto fare finora, anche perché te comunque non voli con la fantasia, ma vai direttamente poi, come dire, sulle carte processuali, ti fai un po' come Davide, no? Davide Cannella, che ricordiamo sta scrivendo anche un libro, anche lui, simile al tuo, diciamo, perché comunque siamo lì, no? Quasi con come formamenti. Spero che abbia fatto sul libro qualche riferimento bibliografico, non
non mi dispiacerebbe, Non, sì. ma ti dico la verità, guarda, ora non voglio dire, non ricordo bene se lui. Ah, vabbè, sì, ora vabbè, certo, sicuramente stai parlando di altre cose, però io gli avevo consigliato di prenderlo il libro, anche il tuo, perché secondo me da lì potrebbe prendere anche degli ottimi spunti, perché ci sono delle cose, ora infatti ti chiederò, ci sono delle cose che, dalle quali si può comunque. Io mi sono fatto delle idee. Ad esempio. Tu a un certo punto, mi pare all'inizio proprio del libro o alla fine, insomma non ricordo bene, fai una specie di elenco di serial killer che ci sono stati nel mondo, che all'incirca sono comunque, diciamo, hanno il modus operandi tipo il mostro di Firenze, d'accordo, Sì, giusto? è nel secondo capitolo, È nel giusto per secondo. dare anche al lettore inesperto delle informazioni per capire un po' qual è l'indole di queste figure Sì. Sì. nel momento in cui decidono di uccidere È determinato. in determinati modi. Sì, ma è bello perché poi ci sono delle. Ci sono proprio, cioè, diciamo, c'è proprio la tipologia, spiega l'omicidio, eccetera, eccetera. Ma ce n'è uno in particolare che mi è rimasto molto impresso. Mi sembra che quando tu venisti ad agosto in radio, o a settembre, quando si fece la trasmissione, te ne parlai, non mi ricordo però la risposta che mi dasti, insomma, ora però te lo richiedo. A un certo punto parla di un serial killer in Spagna. No, non in Spagna, in Costa Rica. Era in Costa Rica? Allora, in In Costa Costa Rica, Rica, ecco, sì. e si diceva, mi pareva che nel libro si leggesse così, correggimi perché ne ho letti diversi poi da quello un po', e quindi non potrei anche confondermi, che poi in quel periodo, SV. Oggi sono un po' di raciedine, chiedo scusa. E se voi si fosse trasferito in quella parte del mondo, e da lì fossero cominciati alcuni omicidi, tipo il mostro di Firenze. Me lo confermi? Sì, la teoria di cui stiamo parlando noi, e si parla anche del libro, con i tempi non ci siamo, perché inizierebbe dai pochi documenti che ho raccolto Sì. sul psicopata, questo serial killer del Costa Rica, inizia a uccidere dall'informazione che ho raccolto, dal materiale che ho Sì. raccolto. Lui inizia nell'86 e quindi il nostro soggetto, il nostro Ok. Sì. mostro nell'86 in realtà era in carcere anche lui. Era in carcere nel Per cui 86, ma era in un ospedale psichiatrico, possibile? Perché non ricordo bene allora, perché ti spiego. Nel 91 è un dato certo che i carabinieri o la polizia di Roma l'abbiano fermato a Fiumicino in ritorno dalla Spagna nel 1991. D'accordo? Questo è un dato certo, te lo do per certo perché Cannella poi mi confermerà, poi se vuol commentare anche sotto al video. Di questo dettaglio non ho alcuna No, no, informazione. no, no, te la do io per certa, non che voglio fare il maestro, ma te lo dico Sì, perché no, ma non. nell'ultima intervista che abbiamo fatto con Davide, che potete andare a riascoltare nel link qua sotto, c'è tranquillamente, e lui dice che nel 1991 Salvatore Vinci è stato fermato dal ritorno in Spagna, non si sa da dove veniva, magari gli inquirenti lo sanno, ma lì hanno sul rapporto scritto lo Spagna. Praticamente fu fermato nel 91, fu fermato a Fiumicino all'aeroporto. Da lì in poi si sono perse assolutamente le tracce, quindi poi nessuno ha più saputo che fine avesse fatto quest'uomo, insomma. Infatti lo danno ancora in Spagna, ma come ti ripeto, non, ancora dati certi non ce ne sono. Ora io dico, no? Sì. Dimmi, No, dimmi, dimmi, dimmi. teniamo presente che l'accostamento con questo serial killer del Costa Rica Sì. è soltanto un'analogia, quindi non c'è nessun elemento per dire che si trattava di un killer fiorentino migrato in questo paese. Certo, Che questo qua attaccava le coppie nel momento in cui si sì. appartavano e utilizzava anche lui una pistola che però aveva un calibro diverso, anche molto più, un calibro più grosso, credo, se non ricordo male, era un'arma di tipo militare, quindi
niente a che vedere con calibro 22. Ah, ok, però vabbè, Fausto, anche il fatto di utilizzare un'altra pistola, ora sappiamo che diciamo, un maniaco diciamo, a quei livelli, se così vogliamo dire, ha diciamo, la sua identità, no? Magari la pistola è proprio il mezzo per, con cui, brutto dirlo, gode, no? Nell'ammazzare le persone, magari si è trovato impossibilitato di utilizzare quella perché per svariati motivi, distrutta, rubata, quello che ti pare, probabilmente distrutta, e poi magari ne ha trovato un'altra, ha cominciato, come dire, però come, se non tornano i tempi, non tornano, non c'è poco da fare. Beh, con l'inizio della carriera di questo segnalatore di cui parliamo non ci siamo. Non ci siamo perché dai documenti che ho raccolto inizia a uccidere nell'86. Poi c'è anche, oltre alle coppie, c'è anche l'uccisione di donne sole e anche qualche atto di post-mortem di necrofilia. Quindi, okay. Quindi sarebbe un'ulteriore attività che non abbiamo registrato nei diritti del MOSE. Ok, d'accordo. Senti, un'altra cosa ti volevo chiedere, sempre inerente al tuo libro, anzi io... ripeto, chi non l'avesse fatto, visto che tante persone lo hanno comprato, spero, ora sicuramente non ti sei comprato la villa con i diritti del libro, però so che tante persone, anche dopo il mio consiglio, se lo sono comprato, anzi, e consiglio ovviamente di leggere. Vogliamo ripetere il titolo e l'editore, per favore? Sì, il libro è L'assassino della falce di luna, misteri e ombre sui diritti del MOSE di Firenze, scritto da Fausto Mazzetti, che sono io, sì. E edito dalla casa editrice Viola. Perfetto, poi io quando ho finito l'intervista, quando la caricherò su YouTube, metterò il link sotto dove potete andare direttamente su Amazon, perché su Amazon, ma mi pare che ce ne siano rimaste 2 o 3 copie, quindi affrettatevi. Ho visto che è ancora reperibile. Quindi... Sì, al momento sì, al momento è ancora reperibile, ma mi sembra ce ne sarà un pochino, quindi chi se lo vuol prendere, è bene che lo prenda, ma c'è anche in ebook per caso? No, non c'è quella versione. Ah, ok, quindi solo cartacea, quindi finite le copie là, poi magari si trova anche su libreria universitaria, su altre, su eBay, eccetera, eccetera. Però vabbè, chi se lo va a comprare sa come fare, clicca qua sotto e se lo prende. Altra domanda? No, l'inverno scorso un mio carissimo amico in gita a Torino l'ha trovato ancora esposto alla Feltrinelli. Ah, ok, perfetto. Allora, quindi allora il libro gira ancora, però insomma consiglio di leggerlo perché, come dire, magari non siete interessati alla teoria di Fausto, però secondo me ci sono gli elementi molto importanti da valutare, No, ci sono, come abbiamo già parlato, come hai potuto rendertene conto, credo ci sono alcuni spunti di natura tecnico-scientifica che non facevano parte del bagaglio tecnico investigativo di quegli anni, ma in base alle moderne tecniche investigative c'è qualcosa in più, insomma, degli accostamenti che sicuramente sono interessanti. Sì, no, vabbè, io tra l'altro io li ho letti, diciamo, quasi tutti, ora sai, alcuni il libro di Mario Spezzi, tipo il primo Il mostro di Firenze, ce l'ho scannerizzato, ho letto anche quello, però un paio ancora non ho letto, però mi sono letto tipo Chi ha ucciso Barbara Locci di Piras, mi sembra sia l'autore, ma ne ho letti diversi e comunque, tra l'altro ti volevo chiedere una cosa, allora ultimamente mi è capitato in mano anche, avevo fatto anche un video, ben sai, dopo aver fatto il video sono stato anche minacciato di morte, io ho fatto la denuncia alla polizia postale, come è giusto che sia, e praticamente facevo riferimento al rapporto Torrisi, no? Tu lo conoscerai molto bene, credo, no? Sì. Al rapporto Torrisi, dove faceva riferimento ad alcuni, diciamo, alibi che aveva fornito, Salvatore Vinci in alcuni momenti, in realtà nessuno era valido, me lo confermi questo? Dunque, nel rapporto di Lisi è stato fatto praticamente, poi c'è un riepilogo di tutta l'inchiesta. Sì, esatto, esatto. Specificamente su, esatto. Salvatore Vinci, ma fu fatto poi uno straccio perché fu ricollegato la vicenda a un altro delitto successo, accaduto prima del suo trasferimento in Toscana alla prima moglie, Barin, non so se è un caso, ma comunque
anche quella donna si chiamava Barbarina Steri in questo caso. Sì. Quindi fu stralciato dal fascicolo del mostro e mandato alla procura di Sarda per rivedere quelli che erano stati i fatti intorno alla morte di questa donna, che fu catalogato all'inizio come suicidio. Dopo lo stralcio l'ipotesi era quella di uccisione della moglie, infatti, e però anche quello poi è andato in archiviazione, non ha avuto alcun tipo di... No, aspetta. Dopo 25 anni diventa un po' difficile ricostruire e trovare anche tracce e prove di quello che poteva essere stato... Ma non è stato assolto per quel delitto là? Sì. Ah, ok, è stato assolto Salvatore Ricci, quindi è stato assolto nel delitto di Barbarina Steri, anche se rimangono delle, diciamo, delle nebulosità, no? Se si può rimanere in tema, come avevamo detto. Sì, sicuramente ci sono delle ecco, nel libro si parla anche di quei dettagli che comunque lasciano aperto lo spiraglio, che non confermano chiaramente il suicidio. Certo, no, però una cosa molto strana, no? Mi hai preceduto prima nel dirlo, che mi ha sempre fatto riflettere, probabilmente è un caso. Io faccio riferimento a un libro che ho letto da poco tempo, Ai fantasmi si credo, al caso no. E cosa succede? Succede che nel 1969 è stata uccisa Barbarina Steri, o si è ammazzata nel 69, giusto? No, nel 60. Giusto? Sì, alcuni anni prima del trasferimento di Salvatore Ricci a Firenze. Quindi nel 60. Barbarina, come tutti sapranno, Barbarina, la povera Barbarina, era sposata sì con Salvatore, però lei amava un altro uomo, va bene? Questo uomo si chiamava Antonio. Sì. Ecco, allora, questa donna amava quest'uomo, era il suo vero amore, il suo primo grande e vero amore, si chiamava Antonio. Antonio e Barbara. Nel 68 sono stati uccisi Antonio Lo Bianco e Barbara Locci. Ora, è un caso, no? Nel senso, come dire, è tutto un caso. Io a caso non credo tanto, sai? Vabbè, qui si può parlare sicuramente di coincidenza. Ma... No, va bene, per l'amor di Dio, io non, ripeto, non voglio essere... Poi, in dei fatti di cronaca... a volte incredibili, posso dire questo. Ma questa è veramente una grossa coincidenza, no? Beh, teniamo presente comunque che sono figure reali e quindi il fatto che Salvatore Vinci avesse un legame particolare con la Barbara Locci, che poi si è trovata nel frangente di questo Antonio Bianco con la quale è stato ucciso in macchina, tutta la storia che c'è dietro la conosciamo bene, certo. anche il fratello Francesco. Certo, che poi c'era anche Giovanni ai tempi, che fu il primo, se non sbaglio fu proprio il primo, diciamo, a prendersi le grazie di Barbara. Questo è quello che riportano le cronache. Sì, non sappiamo se sia vero, questo vuoi dire? Sicuramente c'erano nella cerchia dei Sardi di Signa, con questa Barbara Locci, aveva sicuramente, anche processualmente stato dimostrato, aveva molte frequentazioni maschili al di là del marito che poi è stato condannato per il delitto. Sì, il delitto del 68. C'è la coincidenza sui nomi, sono persone che comunque si sono frequentate e conosciute, per cui ricondurlo a una... diciamo così, una serialità della prima moglie e del fidanzato della prima adolescenza, insomma, credo che sia da attribuire senza ombra di dubbio soltanto a un caso. Certo. Perché non è che chi ha ucciso Barbara Locci e il Lo Bianco, qualora non fosse stato il marito, che comunque è stato condannato e ha anche scontato la pena, che fosse andato a cercare proprio due persone che si chiamassero così, ma
non credo che sia un'ipotesi collegata, anche perché poi Salvatore Vinci, questa donna l'ha conosciuta, si frequentavano e comunque erano vivevano nello stesso ambiente delle famiglie dei Sardi che abitavano. Certo, certo, sì. No, no, ma allora sicuramente è una cosa piuttosto curiosa, però sicuramente casuale. Ok, no, però è una cosa che mi ha fatto spesso pensare, no, nel senso. Andando a cercare proprio quel tipo di individuo, conoscendo la storia passata, comunque mi va sempre, come dire, la mente a questa, diciamo, questa piccola coincidenza, vabbè, che non si può collegare a livello investigativo, però io diciamo, ci penso, no? Però diciamo, ripeto, io non credo al caso, però si può andare comunque anche verso altri fronti. Un'altra cosa, può essere, se parliamo di teorie, in questo caso qui, visto che nuova coppia può essere stato anche a livello di nomi di persona, ma può essere stato comunque un elemento scatenante ulteriore se c'era qualcosa che era rimasto nella, diciamo così, nella mente dell'assassino di cui noi parliamo a livello proprio ossessivo. Certo, no, ma io una cosa ti volevo chiedere, questa è una cosa molto importante. Allora, ripeto, chi ha letto il libro ti farà sicuramente un'idea e si evince chiaramente, diciamo, chi per te potrebbe essere stato, diciamo, l'omicida delle 16 coppiette, delle 8 coppiette, diciamo, dalla... Io non lo dico mai nel libro. No, non lo dico, vabbè, non lo... per stimolare la riflessione e facendo serie di collegamenti sicuramente si traggono delle conclusioni. Ma io, senti, io ti dico la verità, l'ho letto la prima volta, appena l'ho letto a me mi è venuto in mente, cioè, con i collegamenti che fai te nel libro eccetera eccetera, le varie ipotesi, io ho capito subito che secondo te il mostro di Firenze poteva essere solo una persona. Ecco, non lo dici chiaramente perché non lo dici, è vero, non c'è mai il nome, mai, assolutamente mai, però secondo me si evince proprio nella maniera più chiara, più assoluta, no? Allora io ti chiedo questo, ma se fosse stata questa persona qui, va bene? Perché noi parliamo sempre per ipotesi, no? Quando facciamo queste trasmissioni, ma se fosse stato lui, ma secondo te nel 1968... perché lo ha fatto? Per un fatto di gelosia o per un fatto di raptus? Perché già a quei tempi aveva, perché poi ormai tutto, anche Valerio Scrivo, che salutiamo, ci ha sempre raccontato che il mostro di Firenze è uno che gli veniva, diciamo, veniva preso da raptus, doveva uccidere in tutti i modi, prendeva, usciva e le prime coppie che trovava, alcune le seguiva, alcune no. Come secondo lui nel 1985, quando fu uccisa Fiorentini e Claudio Stefanacci, lui uscì una sera perché era preso alla smania di uccidere, trovò questi due e li poi li massacrò. Secondo te, qui non dimentichiamo un dettaglio, perché tutti i luoghi dove sono avvenuti i delitti, compreso il primo, sì, erano luoghi in quali solitamente si appartavano coppiette. Certo, certo, dove comunque erano anche frequentati molto diffusi, i famosi indiani. Certo. Dove normalmente si incontravano anche queste figure. Sì. E quindi secondo te, ripeto, nel 1000... Sul fatto che il mostro seguisse le vittime, direi proprio che sia. Tu dici che le trovava lì tranquillamente, lui passava... Anche perché, come ho fatto alcune considerazioni anche nel libro, ma se immaginiamo di dover individuare una coppia, diciamo così, registrare orari e abitudini e movimenti diventa abbastanza laborioso. No, ma su questo sono... In un clima come c'era all'epoca, dove tutti erano guardinghi, eccetera, la cosa diventava anche rischiosa. Sì, ma... Interessante invece era, nel periodo proprio dell'inchiesta, il collegamento alla morte di quelle prostitute che sono rimasti tutti ad opera signosi. Esatto, e secondo te sono collegabili? Io non,
non uso mai l'espressione secondo me, perché secondo me non dice nulla. Sì. Chiaramente ci sono alcuni elementi che collegano un paio di quelle figure sempre ai soggetti saldi che sono poi Sì, tipo il bigliettino che è stato trovato a casa di uno di loro. la fattura della riparazione, ma anche il figlio stesso di Salvatore Sì. con il collegamento con una delle meretrici di cui si parla anche Sì. nel libro. Comunque tutti quei delitti sono rimasti ad opera degli ignoti. Ecco, quindi secondo te non si può dire, è vero, devi perdonare. Quindi ci sono alcuni elementi No, che. parliamo di un periodo in cui sono state uccise delle prostitute in casa, Sì. in un periodo in cui l'inchiesta era al massimo del suo sviluppo, eccetera, per cui poteva essere un elemento di ripiego per un eventuale silenzio. Dobbiamo parlare di come poi la morte di queste donne sono legate più o meno dallo stesso modus operandi. Dobbiamo pensare che in quel periodo allora c'erano due di serial killer. Il mostro di Firenze è anche un altro Che ci deve le va a prostitute. uccidere le prostitute. Sulla base dei collegamenti che c'erano su un paio di queste donne, perlomeno Sì. di quello che sappiamo, chiamiamolo così, al clan dei Sardi e dei personaggi specifici di cui stavamo parlando prima, l'accostamento è breve a questo punto. Okay, quindi vabbè, si fa la svelta, anche perché ti dico che ho sentito diverse persone, criminologi, eccetera, alcuni non sono d'accordo sul fatto che sia la stessa persona. Però ritorno io voglio dire il compianto Mario Spezzi, in un'intervista, l'ultima intervista rilasciata a me, quella video, poi purtroppo dopo un mese è morto, insomma, che Dio gli renda grazia. E lo disse chiaramente, insomma, avendo liberatorio, lo posso anche dire che fu trovato appunto una fattura di una ditta di cui facevano parte i sardi, e quindi secondo lui alcuni omicidi si potevano anche ricollegare come dire, proprio al mostro di Firenze. No, io ti chiedo l'ultima cosa, poi ti saluto perché purtroppo, come tutti gli esseri umani, devo andare a lavorare, presumo anche te. Allora, nel 68 te l'ho fatta prima domanda, però un po' hai sviato, mi sembra. Vediamo se riusciamo Sì, sì. a tornare in barca. Secondo te nel 68 perché Barbara Locci è stata uccisa? Per un fatto di impulsività o per un fatto, come si suol dire, Davide? Sicuramente da registrare come c'è anche uno specchietto nel capitolo che si parla, Sì, nel quale si parla di sì. questo delitto e si fa un accostamento a questo e ai delitti successivi, sicuramente di natura passionale Ok. e di gelosia, insomma, anche su come è stata, dagli elementi che vengono fuori dal sopralluogo, poi ci sono tutti gli altri aspetti del bambino che dormiva, eccetera, eccetera. Sì, vabbè, queste sono tutte cose che poi sai, sono state anche, diciamo, sono anche inflazionate, abbiamo detto, ridetto, Sì. riparlato, eccetera, eccetera. No, anche perché se tu lo sai che io sono amico anche di Cannella, l'investigatore privato. Lui ovviamente è d'accordo con te su quasi tutta la tesi, e dice anche, durante proprio un'intervista video che io ho fatto, diciamo, che trovate nel canale, dove lui dice, ripeto qui secondo lui, anzi no, secondo lui, anche lui sì, come te guarda le carte processuali e le testimonianze, visto che ha proprio avuto modo a che fare con alcune famiglie sarde, quindi non parla per sentito dire. Dice che comunque Vinci aveva prestato dei soldi, no, sì, aveva prestato i soldi a Emele e quindi poi lui li voleva indietro. E questa donna purtroppo se li spendeva a destra e a sinistra. Lui quella sera era andato con il marito a cercare, lo dice lui nell'intervista, era andato a cercare la Barbara perché voleva indietro anche questi soldi. Poi preso dalla rabbia, dalla gelosia, come dici te, ha fatto il che doveva fare. Probabilmente poi ci ha preso gusto, come dire, no? Qui entriamo nel campo proprio della psicologia Sì. del serial killer, anche qui è da studiare, però sì, possiamo parlare in questi termini, Sì. in linea teorica, certo.
No, no, certo, no, 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 assolutamente, teniamo a ribadire il fatto che noi non stiamo dando la colpa a nessuno, anzi, sono. Perché sicuramente c'è stata un'evoluzione nel comportamento del morso, perché fin dall'inizio, anche se vogliamo escludere il primo delitto, già dal secondo non ci sono scissioni, ma ci sono altri comportamenti, altre attenzioni sul corpo femminile. E fino alle scissioni, prima del seno, poi della parte Certo. intima. Sicuramente c'è un'evoluzione nel tempo, insomma, da parte del morso di Firenze. Vabbè, sì, ma infatti poi dopo si è sviluppato, diciamo, ha comunque affinato le tecniche come poi si fanno i soliti serial killer. Senti, Fausto, io bisogna che ti saluto perché bisogna andare a lavorare. Ti ringrazio infinitamente per questa bella chiacchierata. No, io ringrazio te anche per gli apprezzamenti che hai espresso più volte su quel tentativo editoriale che ho pubblicato, insomma. Ma io non parlerei del tentativo editoriale, direi un libro da leggere che scorre bene, spiegato anche in alcuni punti, nei minimi dettagli, come è giusto che sia. E giustamente rimani sul vago senza fare nomi. Io credo che comunque, come ti dicevo poc'anzi, dal momento in cui uno legge tutto il libro, alla fine si va a ricercare solo una persona. Ovviamente è tutto a livello teorico, tutto a livello di, come dire, di parere personale, perché comunque ribadiamo il concetto Salvatore Vinci non è assolutamente ricercato da nessuno, non ha Assolutamente. alcuna pendenza sulla testa, quindi è un uomo libero e chi lo cerca per curiosità personale, come me, come te, come tutti, insomma. Solo perché magari uno gli avrebbe fatto domande, credo che comunque se fosse ancora vivo ci manderebbe anche, scusa la parola, devo dire, ci manderebbe anche a fanculo e avrebbe. Ne avrebbe ben d'onde, no? Nel senso. Quindi ripeto, lui per lo Stato italiano è un cittadino libero e quindi non, è bene ribadirlo perché sono tutte cose che poi magari, ma voi date la colpa a Willy, non c'è colpa a nessuno, No, io. ma in ogni caso tutto quello che è scritto nel mio libro ha una fonte bibliografica, o una fonte No, certo. processuale, tutto documentato con riferimenti come è previsto che sia, perché non mettiamo giù cose campate per aria, però ecco, con un filologico, una Certo. ricostruzione cronologica sia dei fatti, dello sviluppo delle indagini, con descrizione delle varie situazioni che si sono verificate, anche delle persone poi che sono venute No, all'inchiesta. certo, cioè, ovviamente, no, ti devo dirlo perché magari poi uno può venire accusato, ma vuoi dare la colpa qui, la colpa lì, non c'è la colpa a nessuno. Io sto, diciamo, intervistando tutti, tutti sono liberi di dire quello che vogliono, ovviamente. È giusto ribadire che lui non è assolutamente ricercato da nessuna parte, perché ho sentito dire, ma lui è ancora ricercato? No, lui non ha nessun tipo di vincolo con la Assolutamente. giustizia, è un uomo libero ed è libero di fare come cazzo gli pare, tanto che è inutile girare intorno a questa cosa. Ci sono delle cose che ci fanno pensare a lui, se sempre che sia vivo, poi ti ho detto, il fatto che sia stato trovato persona più giovane o più vecchia di un anno. Ci sta anche, poi Davide non ha potuto approfondire per questione di tempo, ma ha detto che Ma poi lo se farà. non sbaglio, anni indietro, Sì. credo che l'indicazione che Salvatore Vinci si trovasse in Spagna l'abbia dato il figlio, se non sbaglio. Ma allora guarda, io ti dico. Questa indicazione credo che sia, se non ricordo male, credo che sia arrivata proprio dal figlio. Ti dico questo è quello che io mi ricordo, perché non vorrei dire una cosa per un'altra. Parlando con Davide durante le nostre chiacchierate telefoniche, lui mi ha, ma tra l'altro nell'intervista, cioè, casomai, quando metto la tua, sotto troverai anche il link per andare a vedere quella di Davide, almeno la confronti, vedrai che le idee, bene o male, sono le stesse. A un certo punto, se non sbaglio, lui dice, io gli ho detto, cavolo, ma il figlio lo saprà dov'è, no? Dice, il figlio mi ha sempre assicurato che non sa dov'è il padre, perché se fosse morto, o se comunque avesse un minimo di parvenza di sapere dove sia, sarebbe andato a cercare. Ora mi sembra che abbia detto così, non vorrei dirti. Per il fatto che non lo sappia sono sicuro. Quindi non lo so. Io so per certo, per dati di polizia o carabinieri, che nel 91 è stato fermato a Fiumicino. Poi si sono perse le tracce. Questo è quanto so io. Io mi ero fermato ancora prima, ai tempi all'88, quando fu scarcerato
dopo il periodo di custodia cautelare nella doppia inchiesta di cui abbiamo parlato, quella di Firenze e poi quella è quella su di, non mi ricordo il paese come si chiama, non è Orgosolo, a Villa Cidro, va bene Fausto, senti, io ti saluto, saluto tutti gli ascoltatori, invito caldamente a prendere il libro di Fausto, perché è un libro molto bello, non è un tentativo editoriale come lo ha definito lui, è un notto di Firenze, non ci sono fantasie, cioè tesi fantasiose, ma ci sono tesi, c'è una tesi, poi in pratica la tesi madre, che vince su tutte, a livello proprio di documentazione, perché se ne parla tutto quello che ti pare, però alla fine sono tutte fantasie, no? Che vengono un po' ricorrenti a destra e a sinistra, sui blog, sui forum, eccetera. Vi consiglio grandemente di leggerlo. Ripeti il titolo, per favore, che io non me lo ricordo mai, per questo te lo faccio ripetere a te, perché non me lo ricordo, e poi salutiamo tutti, dai. Sì, il libro è L'assassino della faccia di luna, Viola editrice, si può trovare tranquillamente sulla rete internet, presso varie fonti di divulgazione, insomma, dal Amazon, Veltrinelli, Mondadori, eccetera. Perfetto, poi io metterò il link per poterlo acquistare direttamente su Amazon, poi ognuno lo prenderà, se lo vorrà prendere, dove gli pare. Io rimani lì, ora chiudo la registrazione e poi dopo ci salutiamo io e te. E io saluto tutti quanti, gli ascoltatori, quelli che ascoltano, quelli che ascolteranno e quelli che non vorranno ascoltare. Pollice in su per favore, e ringrazio infinitamente Fausto che è stato con noi più di mezz'ora. Grazie a te, grazie Fausto, buonasera a tutti. A presto.